Ciao a tutti ragazzi, in questo terzo video andremo a capire qual è la differenza tra DJ set e live set. Capita spesso nel mondo del clubbing chiedersi cosa sia un live set e cosa lo differenzi dal DJ set. Partiamo dal DJ set, è la forma di esibizione più usata dai DJ nel mondo, perché è la più semplice, la meno elaborata e forse la più ballabile anche per il pubblico. Sostanzialmente consiste nel mixare tracce già esistenti attraverso l'attrezzatura con cui uno è abituato a suonare, che essi siano CDJ, vinili o Traktor. Ora andremo a vedere due esempi di due esibizioni di DJ set da parte di Tale of Us e di Dax J. Abbiamo appena visto due esempi di DJ set, mentre nel live set la situazione è molto più complicata perché non avremo la possibilità di utilizzare tracce preesistenti, ma dovremo crearne una unica in quel preciso istante. E lì è tutta la difficoltà, perché non ci sarà possibilità di sbagliare o di tornare indietro, motivo per la quale viene chiamato appunto live. Chiaramente, prima della performance sarà possibile andare a scegliere i suoni, selezionare quelli che vorremmo utilizzare in quella determinata performance e sarà possibile equalizzarli a nostro piacimento, in modo che durante l'esibizione dovremo solo andare a cercare i suoni che vorremmo utilizzare senza lavorarci più di tanto sopra ogni singolo suono, perché saranno già pronti. E ora vedremo quattro esibizioni live di Richie Hawtin nel suo progetto Close, di Georgia Giulli, che tra l'altro è italiana, degli Agents of Live, anche loro gruppo pugliese italianissimi, e infine di Kink. Live set sono veramente veramente pochi perché richiedono un'elevata concentrazione e un rischio molto elevato di errori. Quindi nel 90% dei casi in cui noi a fianco a un DJ leggiamo la parola live, in realtà non sarà un live vero e proprio, sarà una sorta di ibrido tra DJ set e live set, in cui il DJ alternerà appunto musica creata al 100% sul momento e l'utilizzo di tracce che poi verranno mixate sul momento. Questo nel 90% dei casi. Se ci sono domande o dubbi, lasciateli pure nei commenti e ci vediamo settimana prossima per un altro video. Iscrivetevi al mio canale, Marco Bergantino. Ciao!